Oh, buongiorno Buongiorno. Massimo, buongiorno a tutti i bocaioli e le bocaiole che seguono questo canale. Allora, oggi io vorrei così porre l'attenzione, focalizzare, senti, è bella parola, focalizzare l'attenzione su questa notizia che abbiamo trovato in rete. Il giornale.it, blitz delle elemosiniere del Papa, sblocca i contatori agli abusivi, capito? L'elemosiniere sarà quello che raccatta le elemosine, no? Cioè nel senso, tu vai in Vaticano, tu lasci qualche monetina, va bene, e lì poi arriva L'economato l'elemosiniere e così raccatta tutto, raccoglie tutto, di va bene? Vaticano. Ecco. Dice allora, il palazzo, il sottotitolo, il palazzo ha occupato a 300.000 euro di debiti e Accidenti, rimane al buio. È chiaro che se cammina. quelli non pagano ti stacca la corrente, no? Qualsiasi 600.000 euro, cassa si può. acciuga. Se tu paghi te che succede? Sente, Stacca la corrente, giusto? Ma il cardinale si cala nella centralina, cioè praticamente si è calato, come dire, come l'uomo ragno. Come ti ricordi i cartoni animati dell'Uomo Ragno, no? Che oggi chiamano Spider-Man, che vuol dire Uomo Ragno nel film del Mino. Ecco. E stacca i sigilli al contatore per riportare la luce. Ma lo sai che questo è un reato? sì, Capito? Cioè, questo è un reato. sarebbe Ecco, allora, reato. in anni di occupazione, noi leggiamo, allora, in anni di occupazione hanno accumulato oltre 300.000 euro di debiti, cioè questi già sono abusivi, quindi già commettono un abuso a 300.000 euro. occupare un edificio. E in più consumano corrente ovviamente senza pagarla. 300.000 euro di debiti con la società che gli fornisce la corrente elettrica, non cita chi è questa società, ma insomma, poco importa. Così, dopo un interminabile braccio di ferro, lunedì 6 maggio sono arrivati i tecnici a mettere i sigilli al contatore. Cioè, pure, voglio dire, ci hanno messo anche tanto, gli hanno accumulato 300.000 euro di debiti, quanto ci hanno messo a mettere i Un sigilli? O sacco fallo già. te, o fallo te. Fallo te, te lo metta dopo un mese o due e venga subito a bloccarti la corrente, va bene? Allora, il palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme 55 a Roma, di cui il giornale si era occupato in passato, vabbè, è rimasto completamente al buio, va bene? Fino a quando ieri sera è intervenuto l'elemosiniere, ha fatto l'elemosina, cioè ha pagato Di 300.000 Papa? euro? No, non l'ha pagato, Sì. ha pagato 300.000 euro di debiti o Ah, l'elemosine? No, Konrad Krajewski, che come hanno raccontato gli attivisti dello Spin Time a Repubblica, non so chi sia lo Spin Time, vabbè. Si è calato nel pozzo, ha fatto l'uomo. È un ginnasta proprio. Si è calato nel pozzo, ha staccato i sigilli, ha riacceso le luci. C'ha anche conoscenze di Elettrica, tecniche, avete, no? sì. Sull'elettricità. È un elettricista, insomma, no? Nell'ex sede dell'INPDAP di via Santa Croce a Gerusalemme, occupata provvisoriamente nel 2013, qui già si parla di 6 6 anni. anni di occupazione abusiva. Uno dei monumenti per la casa più attivi della capitale, vivono circa 850 persone. Tra questi ci Boia. sono anche un centinaio di ragazzini, non hanno ancora mai raggiunto la maggiore età. Ho E detto, sono c'è uno proprio. degli innumerevoli stabili occupati nella capitale, per cui il Campidoglio sta cercando di trovare una soluzione. In via di Santa Croce in Gerusalemme 55, uno dei maggiori problemi è il debito. Gli abusivi hanno accumulato nel corso degli anni. Si aggira a 300.000 euro. Una cifra mostruosa e nessuno vuole pagare. Cioè nessuno, tantomeno il Vaticano. Mettiamoci anche chi eroga l'energia e che di tutta risposta a inizio maggio ha deciso di mettere i sigilli al contatore e staccare la corrente. Cioè non mi paghi, allora io non ti do più nulla. Ma mi sembra, come dire, logico, no? Non voglio dire giusto, ma logico. Allora, ieri è la trattativa tra gli abusivi e il Comune di Roma, si è infilata anche la Santa Sede. Alle 22 circa, l'elemosiniere di Papa Francesco, da poco tornato, da Lesbo. Da Lesbo, cioè questa realtà pure a Lesbo, magari anche a Mykonos, già che tu ci sei, Ecco, visto che tu sei così trasgressivo, va, fa un giro lungo, ormai era va lì, bene? dove ha portato là? Dove ha portato a solidarietà di Bergoglio ai profughi, no? Ha ripristinato la corrente, quindi sono profughi questi, se ho capito bene, questi che stanno nel. A regola avrai.
Oppure no, aspetta, i profughi sono quelli di Quelli di Lesbo, di Lesbo. Lesbo, ecco, no, Ah. se no qui si fa confusione. Ecco. Ha ripristinato la corrente elettrica dopo aver personalmente staccato i sigilli messi al contatore. Il cardinale è arrivato nel pomeriggio, ha portato regali a tutti i bambini e ha promesso entro le ore 20, se non fosse stata ripristinata la corrente dello stabile, avrebbe riallacciato lui stesso. Ma dice, noi promettiamo, no? Noi del Vaticano si promette e poi si mantiene, no? Perfetto, tutto quello che diciamo l'Evangelo. E così è stato. Padre Conrad si è calato nel pozzo, ha staccato i sigilli e ha riacceso la luce. Si è preso a nome del Vaticano la sua piena responsabilità dell'azione con prefettura e ACEA. Piena Si responsabilità. cala un pozzo, ma c'ha le scalettine. Ma che ne so, Io, come fa? ma tanto loro fanno miracoli, sì. Quindi. Questo è uno dei miracoli e ti propinano. Allora, subito dopo il blitz e l'elemosiniere di Bergoglio, Arethi Spa, che gestisce l'infrastruttura per il gruppo ACEA, è arrivata in Santa Croce in Gerusalemme 55, scortata da alcune camionette della polizia per provare a rimettere i sigilli al Cioè, contatore. ci pensi Ma che... urlando, senza luce non si vive. Gli abusivi hanno formato una barriera umana per impedire Vai. loro di accedere alla cabina dello stabile. Prima sera di notte, Fino alle 3 di falcano. notte la tensione è stata altissima. Poi, come riporta ancora Repubblica, le forze dell'ordine hanno deciso di evitare qualsiasi scontro e hanno abbandonato la palazzina. Cioè, capito? Ah, che Quindi, da... ancora più illegalità, capito? Ancora più illegalità. Cioè, gli altri pagano la corrente, sì, devono stare zitti e buoni. E questi qui, invece, pure minacciano, come dire, di attaccare la forza pubblica. Fonti vaticane vicine alle non mi riesce a chiamare Mosineria elemosineria Pontificia pontificia. Sentite l'agenzia di ADN. Enteonu, hanno fatto sapere che Krajewski ha sentito il dovere di compiere un gesto umanitario, cioè, certo, umanitario senza pagare un cacchio, va bene? Provvedendo personalmente a riattivare la corrente elettrica all'edificio, che non è di proprietà del Vaticano. Figurati se l'era di proprietà del Vaticano, figurati se la riattivava. Questo gesto, sottolinea ancora le stesse fonti, è stato compiuto dal cardinale Krajewski nella piena consapevolezza delle possibili conseguenze d'ordine legale. Cui ora potrebbe andare incontro e la convinzione fosse necessario farlo per il bene di queste famiglie. Allora, qual è come dire, la conclusione, le due conclusioni a cui io arriverei, no? Ovvie. Allora, prima di tutto, noi ci sentiamo di dire che. A questo punto l'azione legale deve essere, come dire, automatica, cioè questo costui, va bene, questo prelato, cardinale, vescovo, monsignore, chiamano il cacchio ti pare, ha commesso un reato, va bene, ha commesso un reato e io, oltretutto, un fatto del genere capitò anche a un parente stretto. Io non ti può, ovviamente non dirò chi, ma si dice peccato, ma non è peccatore, tanto per rimanere in ambito vaticano, no? Ecco, allora, praticamente lui che cosa fece? Questo Mino aveva già quasi 90 anni, si attaccò alla corrente con un dispositivo che non poteva, insomma, forzò, fece una forzatura, Sì, no? Io ti allacciamento. dico guai e passò, va bene? Ma pensa che in me che non si dica, fu denunciato dalla società elettrica alla magistratura. E questi, ma sai, cioè una cosa clamorosa fece, cioè un processo, organizzarono un processo in fretta e furia, perché probabilmente avevano paura che morisse. Prima adesso. Infatti morì, cioè morì e rimasero fregati. Ma per dirti, no? Quando c'è di mezzo un signor Rossi qualsiasi, questi si sbrigano a fare le cose, quelli della magistratura, figurati, lui fa le cose in fretta e furia, facciamogli subito il processo perché questo è stato colto sul fatto, c'è un omino di quasi 90 anni, capito? Di quasi 90 anni che forse non si può dire nemmeno l'avesse fatto consapevolmente, probabilmente l'aveva fatto inconsapevolmente vista l'età, ma pensa come si sbrigarono a fare e fece una cosa simile a questa, no, non proprio uguale, ma insomma, diciamo, prese la corrente, cioè alla fine il risultato è lo stesso, cioè tu prendi la corrente senza pagare. Capito? Lui fa una furbata del genere, perché questa è una furbata,
E vediamo ora quello che gli faranno. Allora, la prima E volta, che tu vuoi ovviamente, gli fare? faranno nulla. E Vediamo se i magistratelli di cui che noi tu ci vuoi gli siamo occupati faccio? si sbrigano. Fa una E telefonata poi il la seconda Papa cosa, e scusa, dice lo so come si fa per pagare questi. La seconda conclusione a cui si può arrivare è questa: lo so come si fa per fargli pagare questi 300.000 euro? Si leva l'IMU ai Vaticano, cioè si mette l'IMU al Vaticano, perché tutti gli immobili di Vaticano praticamente sono esenti a IMU. Allora facciamo così, dai Vaticano, allora te pagaci l'IMU, pagaci l'IMU Vaticano, Vaticano, come tu dici te, Vatic trattino ano, Sgancia pagaci l'IMU qualcosa. e poi si paga a noi 300.000 euro, va bene? Io ci sto, sei d'accordo? Bene, allora noi vi salutiamo e mi raccomando, quando andate a pregare, pregate che non vi capiti un prete d'intorno, perché non si sa mai, non si sa mai, ormai la casistica è come, cioè può succedere di tutto può succedere, tra cui anche il miracolo di riattaccare un contatore, il miracolo dell'uomo ragno in porpora. A presto su questi schermi, Ciao, ciao. ciao.